Buonasera, no, io innanzitutto cerco di impegnarmi sempre di più perché come ho iniziato la stagione non sono stato felice né io né nella squadra, quindi quello che prometto è di cercare di dare sempre di più, di migliorarmi e poi è chiaro che voglio mettere in difficoltà il più possibile il mister nelle scelte, però sono qui per dar tutto per il Pescara e quindi sono contento per come sono entrato oggi, ma è importante soprattutto aver trovato i 3 punti anche in casa. Nicola, cosa è cambiato nel Pescara in queste 2 settimane? È cambiato qualche giocatore, si è tornati a giocare con il 3-4-3, insomma, però queste 2 vittorie aiutano molto. Sì, sicuramente la vittoria di Grosseto ci ha dato un po' più di fiducia che avevamo forse perso per i risultati che sia per colpa nostra sia per altre situazioni magari non sono venuti, però sicuramente adesso c'è un'area un po' più positiva e noi dobbiamo cercare di mantenere l'entusiasmo e di continuare a macinare risultati partita dopo partita. Questa vittoria, la seconda di fila, era successo solo all'inizio di stagione, di vincere 2 partite consecutive. Insomma, adesso c'è la partita di Imola domenica contro un'altra squadra che si trova nelle zone basse. Insomma, quella di domenica è una partita veramente importante perché, insomma, se si dovesse riuscire a fare il risultato pieno, insomma, poi ci si presenterebbe ad Ancona in una maniera sicuramente differente. Sì, adesso ogni partita per noi è una finale perché non ci nascondiamo, siamo stati creati per un obiettivo importante e noi vogliamo rispettarlo cercando di ritornare sulla marcia giusta, ci stiamo riuscendo, però ancora siamo proprio all'inizio, dobbiamo continuare a lavorare per ogni partita, poi dopo si vedrà più avanti la classifica e i conti si faranno poi alla fine. Oggi, insomma, come a Grosseto, Pescara ha giocato con 3-4-3. Questo modulo con cui avevate iniziato, insomma, sono tornate le vittorie, sono tornate anche le prestazioni, diciamo, in buona parte. Quindi, secondo te, non voglio mettere in difficoltà, ma è questo il modulo migliore per questa squadra, per questi giocatori che hanno queste caratteristiche? Sicuramente noi facciamo quello che dice il mister innanzitutto, poi dopo che sia questo o sia un altro, questo non spetta a me. Fatto sta che quello che sicuramente conta è la testa di noi ragazzi, perché se noi interpretiamo bene ciò che ci dice il mister, sono convinto che porteremo i nostri risultati perché la squadra è forte. Senti, state rinascendo tutti i ragazzi, fortunatamente, lo aggiungo io. Il fatto che il Pescara non abbia più l'obiettivo e la pressione di dover vincere questo campionato, cosa che era invece all'inizio anno, come ha detto poco fa anche il mister, cioè aver puntato forse troppo in alto, essendovi resi conto di non poter vincere il campionato, adesso giocate forse con la testa più libera e questo vi dà un po' più di tranquillità, può essere questa una spiegazione. Ma non so se è questa o sicuramente noi ci siamo messi tutti in discussione perché quando poi i risultati non arrivano vai al campo sicuramente a capire cosa non sta andando. Quindi sicuramente quello che noi abbiamo fatto è esserci messi in discussione e che stiamo continuando a fare per cercare di capire cosa bisogna migliorare. Poi se è meno pressione o più pressione, questo non lo so, io parlo per me, io cerco di lavorare per far bene e per far meglio di come ho fatto sicuramente inizialmente, penso che questo sia nella testa di tutti quanti con noi.